Ciao a tutti amici e benvenuti in questa primissima puntata di The Walking Dead, A New Frontier, totalmente in italiano. Ebbene sì amici, come al solito io sono Amorus, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Amici, in italiano perché devo ringraziare due persone, anzi una persona e un gruppo. Allora, il gruppo è quello dei Super Game per aver tradotto questo gioco, altrimenti non sarebbe stato possibile giocarlo in italiano. E quindi voi non avreste mai visto questo video. E qua devo tirare l'orecchia alla Telltale Game. Ma perché Telltale Game non traduci tutti i giochi in italiano? Siamo forse degli... Vabbè, avete capito. E poi vorrei salutare e ringraziare Peppo Lord X per avermi scritto nei commenti proprio questa notizia di questa traduzione. Sono corso a verificare, c'è un po' di casino, però alla fine è tutto ok, ok, c'è questa serie, c'è questa traduzione, link in descrizione per la traduzione, ovviamente per PC, link in descrizione, ci vuole 2 secondi installare questa traduzione, avere il gioco in italiano, ma siamo pronti a giocare, quindi come sempre in questi giochi, ovviamente continueremo dalle scelte che avevamo già fatto precedentemente, ma come sempre in questi giochi, come vi ho detto, è come al solito. E alla cam. E la cam se ne va e ovviamente possiamo cominciare. Amici, vi ricordo, stiamo per giocare nella versione italiana, sottotitolata in italiano, fantastico. E devo dire una cosa, ricordatevi che su questo canale andremo ad analizzare come sempre abbiamo fatto ogni singola cosa, quindi la giocheremo al pieno senza tagliare nulla. Iniziamo subito, scegli come iniziare la tua storia. The Walking Dead, una nuova frontiera, può essere avviato con una storia nuova o con la continuazione delle scelte prese in stagione 2. Ovviamente continuiamo la storia. La tua lunga storia, vuoi importare un salvataggio? Ovviamente sì, ho il salvataggio dell'ultima volta e vediamo qua. AJ, il piccolo AJ, Kenny e Clem si diressero verso Wellington, dove Clem capì che Kenny non sarebbe stato accettato, quindi decisero di lasciare insieme Wellington. Sì, perché vi ricorderete, primo, nella puntata finale di, diciamo, di The Walking Dead 2, io avevo intrapreso la scelta di entrare a Wellington e di lasciare via Kenny per la non proprio simpatia che avevo in Kenny per alcune cose e scelte che aveva fatto. Però poi voi con i vostri voti sulla puntata speciale, ed è vera l'ultima puntata speciale, dopo avervi fatto vedere tutti i finali, avete deciso appunto di invece traprendere la storia e quindi andare avanti appunto con Kenny e Jay e Clem, quindi di allontanarsi da Wellington e procedere così. Per cui noi iniziamo questa storia in questa maniera. I legami che legano, prima parte, tra l'altro vi ricordo in descrizione tutte le playlist con tutti gli episodi. Quando Javier e la sua famiglia accidentalmente incrociano un gruppo rivale, un semplice malinteso porta a una situazione paradossale. Questo credo che sia Javier, che l'avevamo visto nel trailer famoso che avevamo fatto sul canale, con altri sopravvissuti. Poi qua abbiamo addirittura varie... questo sembra Jesus, tra l'altro, di The Walking Dead. Varie miniature, scusate, dei vari episodi, tra cui si vede anche Clem più grande. Fantastico, iniziamo subito l'episodio 1. Non vedo l'ora di iniziare. Questo gioco si adatta alle tue scelte. La storia viene modificata in base a come giochi. E lo sappiamo benissimo. Tra l'altro ho scelto di mettere i sottotitoli, quando suono il telefono, i sottotitoli in maniera grande, in maniera tale da farvi vedere al meglio le scritte. Hey, it's time. Get over here. All right, I'll start packing up. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit, okay? You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. I know. All right, I'm on my way. David! It's David, hey! Hey, David, I had to leave my car, it's traffic. Questo è l'inizio del praticamente. He's dead. Dell'apocalisse. No!
No, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. Ho provato ad andarci. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried? Cartonazzo. Ovviamente qua penso che ci stia Everyone's facendo rivivere. Here. They've been here for days. And where per the fuck conoscere were il you? Personaggio. We're there, all around him. People who love him all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. Quindi, probabilmente... You don't think there's a million places we'd rather be? Era anche he was padre. My dad too, all right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. Stiamo Don't solo worry, giocando. Diciamogli we're così. We're just horsing around. Just a joke between brothers, you know? Yeah. Your uncle doesn't know how to take anything seriously. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. Accetta il suo aiuto, direi di sì. Questo è il nostro fratello, cioè il fratello di Javier, che ci ha colpito proprio perché il padre probabilmente è morto. I should call someone, pick up the body. E lui praticamente teneva in mano mano del padre, però il padre pensava che era Javier praticamente, non lui, non David. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on. Un modo divertente per mostrarlo. You got a pretty funny way of showing it. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. E poi in segno di gelosia questo sicuramente. Per I've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. So che hai ragione, sì, probabilmente ha ragione. You're right. I won't even argue. I'll be around more, honestly. You can count on it, huh? I want to believe that. I do. Javi. È il figlio che se n'è andato di casa, credo. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Però qua siamo prima dell'apocalisse, attenzione. Oppure nei giorni dell'apocalisse, appena che è iniziato. Credo, Cioè, sicuramente prima dell'apocalisse, oppure nei giorni. Nei primi giorni, intendo, Quindi, vediamo un po'. Mi piacciono, i disegni sono bellissimi di questo gioco. Gustateveli assieme a me, gustatevi la storia assieme a... Mamma, where were you? Pure lei incacchiata. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. Not long. Uncle Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. Telltale presenta. Molto bello questo inizio così. Non puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Poi parlando anche spagnolo, ovviamente. Perché famiglia spagnola. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty.
You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Oh oh. Pippo's awake. Oh cacchio. Cioè, è iniziata così pure. Il padre si è svegliato. The Walking Dead. Sì, certo, è morto, ma si è svegliato proprio per questo problema che hanno tutte le persone. Cioè, come inizio non c'era. Cioè, ci hanno spiegato un personaggio. E tra l'altro è stato proprio. Oh oh. Oh oh. Rafa, ¿cómo es esto posible? ¡Occhio! Mamma mia, che inizio! Papà, cálmate, soy yo, David! ¡Estás en tu casa, cálmate! ¿Qué estás haciendo? ¡Él está loco, él atacó a Héctor! Solamente sta confondido. Mamma. Oh no, è uno zombie, non è confuso. Oh, stai attenta. Oh my god! Oh my god! No, la morsa! Oh, it's okay! Mamma, you're gonna be okay, you'll be okay, mom! Help him, help him! Oh no! David! I'm sorry, papa! Mamma mia, che inizio spettacolare per questo gioco. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabrielle, where's your sister? E come girato bene. Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mamma, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, no, honey, we have to go. Era. No, no, no! 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 It's no! Okay. It's okay. County General Hospital. I know the way. Guida benissimo sta tizia qua, eh. No, ha morsicato pure lui! Oh cavolo, cioè praticamente almeno in due sono partiti adesso. Mamma mia, che inizio spettacolare! Abbiamo visto praticamente all'inizio dell'epidemia. Stavo già intuendo. Ecco, ovviamente siamo ben avanti oggi. Tell me when it reaches the campfire. Non ne ho mai visti così tanti. I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah. Not a great sign. Damn it. I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Ragazzi, saranno i due, credo che si siano salvati almeno. Kate qua si è salvata. Kate mi pare che si chiami, sì. Vabbè, mi ci sto imparando i nomi assieme a voi, essendo questa prima puntata, i nuovi sopravvissuti. Però dov'è cavolo e diavolo è finita Clem? Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught. Meno che sono diventati più grandi, ma è il po' più grande. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse.
Continuiamo a muoverci. We're in control. We should keep moving. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Yeah, maybe you're right. The van isn't so bad. We'll figure it out. We always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Non svegliare right, ragazzi. Diciamogli così. Know, make it quick. I don't want you waking the kids. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Sta sbavando, vabbè, insomma. Vabbè. E via, e ci si fa di droga così, giusto per. You want some? Ma facciamo i bravi, no, nah. Grazie. No, thanks. One of us should be sober. Kate se l'è presa male, tra l'altro. Don't judge me. Vabbè, non è che ti faccia benissimo, sembra. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, Kate è la moglie di David. I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but carina, però, yeah, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? Credo che tu stia facendo un buon lavoro. Secondo me l'aiuterà molto questa cosa qua. If it helps, I think you're doing a fine job. Don't be cheesy, all right? I'm not fishing for compliments. Well, certo, però aiutano. You got one, all right? So, now what? I used to talk shit about all those mothers who go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. Così cattivo. Joking. Ah, okay. Jesus, obviously. È solo una fase. Gabe's been emotional lately. I'm sure he's just, you know, going through a phase. Ma non parlerei così proprio. Emotional? Sembra che stava svegliando. Right. That's cute. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Nah, he's a teenager. Puberty, hormones. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Vabbè, insomma, va bene, ok. Christ, I need to get laid. Ah, proprio così, diretta. Proprio... Vabbè, diciamo che la marijuana... Sai che non possiamo... I ragazzi ti possono sentire. Diciamo, gli ignori un po', così. Che fa bene. Kids can hear you. No one wants to hear their parents talking about that. Stepmoms and uncles don't count. They're asleep. And besides, we're not really poi, their cioè, parents. Direi di no, di... Still. Moglie di nostro fratello, cioè il fratello di... suo. Dico nostro, ma è suo. No. Gross. Abbiamo colpito una puzzola. Mariana. Va bene. I think we must have hit a skunk or something back there. I already know you guys do drugs. So c'è anche voi drogate. Severe way of phrasing it, Mariana. Tra l'altro lei è Mariana, Marijuana. Oh my god. You're even smoking in the car now. Sgamati in pieno, devo dire. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Ah, io dico wow, come inizio, eh? Wow. Siamo a un CNC autostop che dovrebbero essere quegli sfasciacarrozza americani dove si può fare sia recuperare i pezzi, infatti sia così, sia dove recuperare i pezzi, i rottami, eccetera eccetera. Guardate il furgone con la spiaccicata di sangue davanti, sintomo che hanno tirato sotto sicuramente uno zombie, spero che sia stato uno zombie. Mamma mia, ma tornare a giocare a questo gioco è fantastico. Continuare è la storia, appunto. Chissà quando vedremo Clem. Fantastico veramente.
Ken 1 a targa di danno. Ah, bella picconazza. Preghi per la nostra salvezza. Safety, Mori? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana. Fondamentalmente tutto ci pretty serve. Pretty much everything. Infatti, abbiamo tutto il necessario. Let's use it. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Oh oh. Un piede di porco infilato nella mascella. Nella guancia, anzi. Vai via. Un piede di porco serve sempre. Oh, sembra qualcuno. Di ricordarmi qualcuno. È proprio via la testa di netto. Che potenza questo. Hey, where are you going? Ok, that's cool. Difficile. Have fun. Difficile tenere questi ragazzi, Jesus. Sembra. It never ends with him. Oh, ribelle. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Lascia perdere. I know, that's what families do. They fight, they make up. Cerchiamo di stare in equilibrio, di tenere un equilibrio e di non prendere posizioni per. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them for you guys. Non dovresti, ma diciamogli non dovresti ignorarci. You can't just ignore us, Mariana. Well, at least, yeah, don't ignore me. I only do it in the van, and only when things are, you know. Ah, lei ascolta musica per non ascoltare nice altre cose. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Sì, in effetti potrebbe essere una bella soluzione trovare qualcosa. If there's any trouble, you find one of these cars. Yeah. Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. Just wait as long as you can. Okay. Good girl. Ok, siamo finalmente in esplorazione. Dunque, vabbè, usa il mouse per guardarti intorno e ASD per muoverti. Possiamo andare a parlare, possiamo guardare. Possiamo andare totalmente in giro. Wow, fantastico, è bello tornare a giocare a questo gioco. Andiamo a parlare con Mariana. Hey. Cosa? Any luck, kiddo? I need a pen. Bisogna di una or penna. A pencil. Just something to write with. Hai bisogno a di una pen? Penna. Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen. Vuole tipo scrivere un diario. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Questa è una buona idea. That's a great idea, Mariana. È una buona idea, è una buona idea. Sì, sì. Oh, così almeno abbiamo fatto contenta lei. Che abbiamo guadagnato punti su Mariana. Tra l'altro stavo pensando che forse il tizio morso era il padre di questi due qua. Comunque Kate era con David, ma l'altro tizio che abbiamo visto un attimo che era morso probabilmente era il padre loro. Vediamo qua se troviamo qualcosa. No use to us. Olio di scarto ovviamente non ci serve. Stiamo ben attenti a dove guardare perché un attimo perdersi. Vabbè, questo qua è il camper, è bellissimo però. Guardiamo l'autobus. Most of the dashboard is torn out, seats are gone. This thing's dead. Anche perché andavamo in giro con un autobus, non è propriamente easy usare un autobus. C'era il camper che segnalava prima o sbaglio? No, non lo segnalava. Ho fumato qualcosa. Pensavo che segnalasse qua, vedete? Però in realtà no. Ah, shift, vabbè, ok, per camminare o correre, ovviamente. Oh, that's gross. Materasso totalmente sbrattato di sangue e schifezze varie. Allora, vabbè, andiamo in ordine, io direi. Parliamo con Kate. Ah sì, vediamo che Kate cosa you ci dice. Anything?
I can't stop thinking about that herd. We get caught in it, and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Hai ragione. You're right. Non iniziamo a fare i provoloni. Totally fucked. No doubt about it. Comunque lei è carina, one, come tipo. A last tank of gas. Last piece of food. Eh sì. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. Da 5 minuti al posto. E comunque, è vero quello che dice lei. Potrebbero, cioè, finiranno sicuramente, però, a parte la sopravvivenza, ad esempio, come abbiamo visto in tanti giochi, fare tipo un orto, eccetera, eccetera. Quindi cercare di produrre le cose. Guardare le gomme, poi intanto c'è tizio là, buttato là. I don't think these tires would fit the van. Solamente no per il furgone. Oh, possiamo guardare questo e addirittura usare il sifone per tirare solo benzina. Insomma, fa un po' schifo. Sì, forse magari quando era nuova, però. Vediamo se c'è della benzina. Come to papa. Vai. Qualcosina, eh? Barely anything. Quasi niente. Need to find more. E tutte, bisogna farle tutte. Beh, c'è qua, però prima avevo visto da questa parte qui. Ecco qua. Qua. Acetylene. Handy for welding, but not much else. La di che? Oh, qua c'è un'altra macchina e lì addirittura c'è un. Once this car made someone very happy. Now it sits here, rotting away. Así es la vida. È bello che parlo ogni tanto in spagnolo, ok? Proviamo. Se troviamo altro. Attenzione! Bel colpo. Zombie veramente ovunque. Okay. Ripartiamo col sifone. Va di aspirazione. Qualcosa c'è anche qua. Bella la storia della pompetta che. Quasi niente anche qua. Non much. Va bene, però non molto adesso, non molto domani. Eccolo qua. Questo qua. That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Bene, però possiamo utilizzarlo o no. Potrebbe contenere, ma non lo caga minimamente. Potrebbe, ma probabilmente non lo contiene. Perché, anche perché, vedete, non c'è il simbolo che tenga. Ma, ad esempio, questa macchina non potevamo magari sifonarla, no? Perché manca totalmente di tutto. Quindi adesso direi di andare a parlare. Andare di qua. Andare di lì, di qua c'è qualcosa, però andando in ordine parliamo a Gabe. È un po' What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages. Abbiamo l'un l'altro. It ain't my last damn. Ha rovinato l'ultima cassetta. We still got fare bambino. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. È un po' sconsolato, in effetti. Oh, ma vabbè. Guardare questo scassato qua, però ha un bel serbatoio. Un bel serbatoio. Spero che non arrivi qualche altro zombie, magari tiriamo su un po' di benza. Bingo. Bene. Aveva un bel po'. Ok, perfetto. Ora possiamo continuare il nostro viaggio, diciamo esplorazione più che viaggio. Da questa parte qua dove. Oh, l'acqua abbia. Pieno di roba. Questi non credo che servano a niente. Nothing up there but garbage.
Molta spazzatura. Pure qua molta spazzatura. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is... Beh, abbiamo una tanica così piena. Forse piena addirittura, non si è ben capito, però. Container. Some sort of fuel tank. Vuoto. Insomma, era una discarica, mica un pozzo petrolifero. Insomma. Ci sono le macchine tutte accatastate. Qua c'è altro. Too risky to search up there. Doesn't look stable. E ovviamente anche qua nella, nell'apocalisse zombie è brutto dirlo, ma non è che c'è un ospedale pronto a soccorrerci, scusate, looks like se more to see succede up here. Qualcosa. Ovviamente, quindi bisogna stare attenti anche come ci si muove. Ovviamente Any arrampicati. Luck? Some. In questo caso. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, yeah. All right. Javi. Ma la pronuncia dovrebbe essere quella. Ma amici, io direi che per questa puntata di The Walking Dead a New Frontier in italiano è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento e una condivisione. Vi ricordo in playlist link con tutta la serie di The Walking Dead fatto sul canale. Da Amorus è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.